Carlo Bagnasco da Villa Mariani al Grimaldi Forum, oggi l'inaugurazione di una mostra su Monet molto importante che riguarda anche Villa Mariani, dove l'importante impressionista ha dipinto alcune delle sue opere più celebri. Cosa potremo vedere oggi? Oggi sarà una mostra importantissima, la mostra più importante al mondo fatta su Monet negli ultimi 30 anni è stata fatta al Grand Palais a Parigi nel 2010 con 200 capolavori e 650.000 visitatori. Questa di Monte Carlo sarà la seconda mostra più importante al mondo fatta negli ultimi 30 anni. Saranno 100 capolavori di Monet e ci saranno ben 10 opere che Monet ha eseguito a Bordighera. Bordighera in questa mostra farà la parte del leone, perché ci saranno appunto 10 opere e ci saranno anche 3 opere eseguite a Dolciano. Bordighera è stata importantissima per Claude Monet, perché Monet a Bordighera per la prima volta ha scoperto la luce del Mediterraneo. Ci sono alcuni studiosi dell'impressionismo che sostengono che se Monet non fosse venuto a Bordighera forse non sarebbe neanche diventato Monet. Perché, se potete notare appunto dai dipinti precedenti, le opere eseguite prima del 1883 sono completamente diverse come luci, perché appunto a Bordighera scopre la luce del Mediterraneo. Poi lui nel 1888 tornerà in Costa d'Azzurro ad Antibes, farà anche lì quasi una quarantina di quadri, poi nel 1908 a Venezia. È il famoso ciclo del Mediterraneo di Monet, Bordighera 84, Antibes 88, Venezia 1938. E sarà fondamentale appunto questa esperienza, e addirittura quando lui darà Giverny si ispirerà al famoso Giardino Moreno. Giardino Moreno lo aveva entusiasmato a tal punto che lui lo cita nelle sue lettere, e quando ideerà Giverny prenderà spunto da questo fantastico giardino che lui aveva visto per la prima volta a Bordighera. Quindi Bordighera è stata fondamentale per l'evoluzione artistica di Monet. In Villa Mariani sopravvive ancora la parte più estesa dell'antico Giardino Moreno, di un ettaro, e ci sono ancora 90 olivi secolari tra i 200 e i 500 anni, e ci sono ancora i due olivi che lui ha mortalato nel 1884. Quindi una mostra che da Monte Carlo porterà anche sicuramente dei visitatori a Bordighera, perché il richiamo forte di poter vedere dal vivo quello che lui ha dipinto. Esatto, esatto, perché appunto l'esperienza di Bordigotta di Monet è stata fondamentale per la sua arte, e questa mostra appunto, io me l'auguro, creerà un interesse sempre maggiore per la nostra città, perché la nostra città merita di essere veramente conosciuta sempre di più, perché è veramente fantastica.